Non è Pogba e non è Di Maria. Il primo colpo della Juventus potrebbe essere un terzino. Un incontro avvenuto nelle scorse ore che potrebbe cambiare il mercato della Juventus, anche in qualche modo sbloccare il mercato della Juventus. Cerchiamo di capire di che si tratta, perché la notizia che è arrivata ieri da varie fonti di mercato, lo stesso Alfredo Petullà ha rilanciato questa notizia, è parecchio interessante. Una notizia che ci lascia un po' perplessi, possiamo dirlo, diciamocelo chiaramente. Io vi dico che è un nome che un po' mi sorprende, anche e soprattutto in virtù di quello che è il sostituto. Ma facciamo un po' il riepilogo della situazione. Tra l'altro vi ricordo come sempre che se volete essere sempre aggiornati sul mondo del mercato Juventus, e quindi cercate tanti contenuti sul mercato con delle analisi approfondite su quello che è la tematica mercato, non solo della Juventus ma di tutte le squadre di Serie A, io vi consiglio di iscrivervi al canale FCM Sport. Qui troverete tanti contenuti come analisi calciomercato, dove andiamo a analizzare il mercato, ma anche profili calciomercato, dove andiamo a analizzare i giovani talenti. Quello di cui parliamo oggi fondamentalmente è un giovane talento, perché la Juventus ha adocchiato e ha fatto un'offerta ufficiale, potrebbe chiudere a breve, per un giocatore che è un giovane talento, perché è un classe 2000. Parliamo infatti di Andrea Cambiaso. La notizia di oggi è che la Juventus è molto, sembra essere molto vicina ad Andrea Cambiaso, l'esterno del Genoa. Ricordiamoci, squadra che è scesa in Serie B, di conseguenza i giocatori che solitamente vanno in Serie B poi tendono subito a risalire con un'altra squadra, e il Genoa da questo punto di vista credo che abbia veramente poco potere contrattuale, cioè il giocatore chiaramente lascerà il Genoa e quindi non hai possibilità di chiedere cifre esorbitanti. Se il Genoa fosse rimasto in Serie A potevi chiedere chissà quelle grandi cifre. Con un Genoa che scende in Serie B i prezzi crollano chiaramente, e quindi tutti i tuoi prezzi pregiati vanno via. Ecco che la proposta della Juventus per il contratto di, o meglio per il cartellino del giocatore, è stata molto bassa, devo dire, perché la Juventus ha proposto 3 milioni di euro al Genoa più una contropartita a scegliere, da scegliere nella lista degli under 23, cioè uno dei giocatori che piace l'under 23 che il Genoa può prendere. Quindi il Genoa prenderebbe 3 milioni e una contropartita con un giocatore da scegliere, chiaramente non i più importanti come i vari Sule, come i Miretti o come i Fagioli, questo mi sembra chiaro, ma uno dell'under 23. Una valutazione importante per la Juventus, perché a 3 milioni è un prezzo ragionevole, un prezzo che si può fare. Che tipo però di giocatore è Cambiaso? Perché poi qualcuno mi può dire, ma io non è che l'ho visto poi così tanto giocare col Genoa, quindi di che giocatore stiamo parlando? Che tipo di giocatore è? Beh, è un giocatore che a inizio anno, soprattutto quando il Genoa giocava con la difesa a 3, ha impressionato molto, perché è un terzino sinistro, come detto, classe 2000, quindi un giovane molto promettente, che quest'anno ha fatto 26 partite, che era partito a razzo, segnando nelle primissime giornate contro il Napoli, fece quel gol con l'inserimento che sembrava quasi un terzino alla Gasperini, si inserì in aria, segnò quel gol, il primo gol in Serie A, sembrava tutto pronto per l'esplosione di un grande terzino. Poi però qualche passo falso, qualche infortunio ha bloccato un po' la crescita di Cambiaso, che si è fermata a 26 partite in questa stagione, 4 assist e un solo gol, quello come detto contro il Napoli. È un terzino sinistro che sa fare bene sia la fase difensiva ma come detto anche quella offensiva, anche in un ipotetico 3-5-2. È un giocatore non tanto di tecnica quanto di quantità, è, per farvi capire, un po' il tipico terzino alla Gasperini. Non a caso l'Atalanta di Gasperini lo ha richiesto, in questi giorni c'è stato un incontro oltre che con la Juventus anche con l'Atalanta, perché è il tipico terzino, per intenderci, da inserimento più che da dribbling secco e cross. È dotato infatti di grande corsa, grande sprint, una spinta sulla fascia sinistra che mette sempre in difficoltà le difese avversarie, ed è soprattutto pericoloso in zona gol, quindi ama servire i compagni ma soprattutto ama inserirsi coi tempi giusti, coi tempi che gli possono consentire ogni tanto di ritrovarsi in aria e fare qualche gol. Stiamo parlando di un giocatore che ha esordito quest'anno in Serie A, quindi ha pochissima esperienza in Serie A, soltanto un anno, ed è un giocatore che chiaramente non ha mai giocato in competizioni europee. Perché la Juventus lo sta cercando? Perché la Juventus lo andrebbe a collocare nella pedina che lascerebbe libero
Luca Pellegrini, altro giocatore di cui abbiamo già parlato, che è stato messo sul mercato dalla Juventus, perché la Juventus ha in mente di poter fare un cambio, vendere Pellegrini per una cifra tra i 10 e i 15 milioni e prendere Cambiaso per una cifra tra i 3 e i 4 milioni più contropartita. Questo quindi consente alla Juventus di avere forze fresche economicamente parlando per il mercato, perché se tu ne incassi 12 e ne spendi 3, è chiaro che hai una bella somma da mettere da parte e poi reinvestire sul mercato. Unita a che cosa? Ai soldi che arrivano per Kulusevski, ai soldi che arrivano per Demiral, per il riscatto e chissà quali altre scissioni. Quindi, tutti felici, tutti contenti? No. Perché? Intanto perché sull'out di sinistra tu passeresti da Alessandro a Pellegrini ad Alessandro e Cambiaso. Non questo enorme salto di qualità, soprattutto in virtù del fatto che sì, forse hai fatto una plusvalenza, hai messo a segno un'operazione, cessione di Pellegrini e acquisto di Cambiaso che ti porta qualche soldo in più, ma di certo non hai migliorato la fascia sinistra, perché Cambiaso rispetto a Pellegrini non è chissà quale grande salto di qualità, considerando anche che Cambiaso ha cominciato bene questa stagione col Genoa, la scorsa col Genoa, ma poi è andato un po' a calare. Per questo io credo che la Juventus non può fare questo colpo come un chissà quale grande miglioramento. Penso che allo stesso tempo la Juventus stia lavorando per poter, come dire, prendere Cambiaso e poi lavorare già per il prossimo anno per il terzino sinistro che sarà di alto livello, perché finché non ti liberi di Alessandro, un grande terzino di livello internazionale a sinistra non lo puoi prendere, perché Alessandro ti vincola un po'. Nel momento in cui ti liberi di quei 6 milioni e mezzo, riusciresti a fare qualcosa di importante. È vero però anche che, qua bisogna sottolinearlo, che un'alternativa l'avresti, giovane e di prospettiva, molto più di Cambiaso, che si chiama Destiny Udoge. Il problema però qual è? Che l'Udinese, che non è in Serie B come il Genoa, ha richieste molto più alte per Destiny Udoge e anche molta più concorrenza. Stiamo parlando di una valutazione di Udoge tra i 15 e i 20 milioni. Nulla di impossibile, ma neanche... è comunque più complicato rispetto a Cambiaso, che per cui potrebbero bastare 4-5 milioni. Guardate l'Inter che prende Bellanova, giocatore anche lui bloccato dalla Juventus a gennaio, poi lasciato andare perché non interessava più, anche lui preso con una cifra intorno ai 3-4 più eventuale riscatto, anzi 3 di prestito con 7 3 di prestito e 7 di riscatto. Situazione un po' simile a quella di Cambiaso fondamentalmente, cioè lo prendi meno perché è sceso in Serie B. Questo è un aspetto che la Juventus, che non ha chissà quali grandi finanze quest'anno per fare il mercato, tiene d'occhio. Però guardando un lato puramente tecnico, non c'è secondo me minimamente paragone tra Cambiaso e Doge. Cioè, se tu tieni Alessandro perché sei costretto da un punto di vista economico e prendi però Udoge, allora sai che il tuo titolare sarà Destiny Udoge e quindi il salto di qualità lo fai al posto di Pellegrini. Ma se tu prendi Andrea Cambiaso al posto di Luca Pellegrini, io questo salto di qualità non lo vedo, quindi continuerò a vedere quest'anno un problema chiaro ed evidente sulla fascia sinistra. Sono però curioso di sapere cosa ne pensate voi, perché magari qualcuno mi può dire: guarda che su Cambiaso ti stai sbagliando, c'è del talento in lui, che sicuramente credo che ci sarà, c'è del talento, ma non so fino a che punto sia maggiore rispetto a quello che hai già in casa, ossia quello di Pellegrini. E quindi ditemi la vostra, che ne pensate di questa situazione di mercato? Vi piace il nome di Andrea Cambiaso oppure Juventus dovrebbe andare su altri profili? Vindal sembra essere destinato all'Ajax, altro prospetto che Juventus perde a sinistra, un prospetto che poteva essere molto interessante, lui aveva sicuramente molte più presenze internazionali rispetto ai Cambiaso e Udoge. A me tra tutti questi quello che piace più è sicuramente Destiny Udoge, perché è un terzino molto moderno, di cui ho parlato molto spesso, che nasce come esterno in un centrocampo a 5, ma ai tempi faceva il terzino, prima ancora faceva la mezzala di inserimento. È un terzino molto moderno, mi piacerebbe molto più lui rispetto a Andrea Cambiaso, ma in questo momento molto vicino a Juventus sembra Andrea Cambiaso. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra qui sotto.